La Basilica Santa Croce, attualmente in restauro ed è accanto al Palazzo dei Celestini. All'epoca è stato un monastero e per tre secoli la sede dei Padri Celestini. Oggi il monumento barocco ospita gli uffici della prefettura e della provincia. Ovviamente il palazzo è ricco di storia e mostra un fascino stupendo, ma in questo filmato fa solo la comparsa. Il protagonista viene trovato quando si esce dall'atrio del palazzo. Dall'altra parte della strada si svolge un Eldorado verde. Silenzio, rilassamento, ciocchi d'acqua e delle specie arboree viventi da secoli. Il giardino pubblico Giuseppe Garibaldi. Era proprio l'intendente di Terra d'Otranto, il marchese Giuseppe Ceva Grimaldi, che programma un progetto per la realizzazione di viali alberati e un giardino pubblico. Nel 1818, elaborato dall'ingegnere comunale Bernardo Bernardini e dal naturalista Gaetano Stella. Il progetto si inseriva in un piano più ampio che prevedeva, oltre alla costruzione dei giardini, anche la realizzazione di viali alberati che potessero vivacizzare la città. Nel 1830 venne affidato all'ingegnere Luigi Pino sotto la direzione di Stella. Fu proprio Gaetano Stella, direttore dell'Orto Botanico di Lecce, a provvedere all'acquisto delle prime piante, tra cui alberi da frutto, alberi da ornamento e roseti. Tra le specie arboree ci sono state pini, palme, pioppi, salici, acace, alberi di giuda, cipressi ed altre specie arboree. Si trattava di un tipico giardino all'italiana, ripartito in quattro settori, caratterizzato alla presenza di una vegetazione composta. Negli anni 50 venne installato un tempio proveniente dal giardino delle Sore Marcelline che sostituì una fontana. La fontana poi trovava un altro posto, all'interno della villa comunale, divisa in due porzioni da una delle due parti del complesso architettonico e in stile neoclassico. La vasca della fontana è attraversata da un ponticello. In epoca ci sono stati dei cini nella fontana. Dal 1860 furono installate delle lanterne a gas. 14 anni dopo, nel 1874, a queste lanterne facevano compagnia dei busti scultorei di uomini illustri della Terra d'Otranto. Tra di loro Oronzio Massa, un generale italiano, Cesare Vannini, filosofo e uomo di grande cultura, e Francesco Milizia, importante storico critico d'arte italiano e amministratore degli immobili del re di Napoli. Nel 1883 i giardini pubblici vennero intitolati a Giuseppe Garibaldi. Era chiamato l'eroe dei due mondi, protagonista del movimento dell'Unità d'Italia. Gli abitanti chiamano il giardino semplicemente la villa comunale. Infatti pare come un giardino privato di una villa grande e bellissima.